Ciao ragazzi, come state? Io sono a Tokyo, nella zona di Takadanobaba, si chiama veramente così, e qui alle mie spalle c'è un bel supermercato giapponese. Quindi adesso entriamo, sperando che si possa filmare, e facciamo un bel tour. Non ho mai visto un supermercato vero e proprio in Giappone. Questo è anche piuttosto grande per essere a Tokyo, però non siamo in una zona particolarmente centrale, è un quartiere dove non c'è nulla. A parte questa bambina qua dietro di me nel sellino della bici. Penso che i prezzi ve li dirò tutti yen per comodità e per farvi capire. 130 yen sono un euro, quindi questa cosa qua, che dovrebbe essere tipo ramen, costa circa un euro. Nescafè? Cos'è questo? Oddio. Comunque sì, 100 yen sono 75 centesimi di euro. Questo qua è l'esterno del supermercato. Come potete vedere vendono già un bel po' di roba, a partire dalla frutta, un po' di verdura, funghi. Che bello questo, raga, questo è bellissimo. La verdura qua non ha dei prezzi esorbitanti come siamo abituati a pensare noi in Italia. Comunque questo supermercato è aperto 24 ore. So già cosa devo comprare. È davvero carino, super tranquillo e mega pulito. Poi con queste belle musichette e vocine giapponesi. Guardate quanta roba. Mi è un po' difficile dirvi cosa sono le cose che vedo, perché come potete notare è tutto scritto in giapponese. E io non è che sia proprio un esperto di Giappone professionista. Comunque una cosa è certa, ci sono un sacco di robe che da noi non si trovano. Come per esempio queste foglie. Cioè sono confezioni con dentro delle foglie. Se non sbaglio questa si usa per fare la tempura ed è anche abbastanza buona, cioè sa di fritto. Comunque costa 108 yen. Questo qua è un bottiglione esagerato di succo di carota. Cioè fatemi capire, questa anguria costa quasi 13 euro. E questo pirulo lunghissimo che cos'è? Una radice di qualcosa? Questo mi sa che è tipo il reparto scarti di pesce. Ci sono anche le teste e un po' di interiora. Le useranno per fare il brodo, delle zuppe magari. Guardate quanta roba, quanto pesce. Vorrei affondare la faccia in questo banco frigo. Oddio che bello. No vabbè. No raga, i sashimi. Oddio, questo vorrei troppo prenderlo. Però effettivamente cioè non è che costa, che sono tagli di pesce importanti, quindi 5,98, 1,200, 7,77. E questa è una delle mie robe preferite da mangiare in Giappone, ovvero l'unagi, l'anguilla con la sua salsa. Questa deve essere veramente buona. Ci sono anche le salsine qua sopra. Questa credo sia proprio la salsa dell'unagi. Io quando vedo queste cose impazzisco. Questo piattino di sashimi costa 598 yen, più le tasse 6,95, quindi quanto sarà? 5 euro? 5 euro per tutto questo sashimi? Wow, quanta roba! Anche roba abbastanza strana, queste credo che siano alghe, queste qua. E qui ci sono delle confezioni con delle seppioline molto molto piccole, poi qua c'è il classico polipetto, anche se dovessi prendere questo lo andrei a comprare al mercato di Ameyoko, dove c'hanno i tentacoloni lunghissimi, rosso fuoco, che sembrano fatti con l'uniposca. Comunque qui c'è il reparto pesce e qua c'è il reparto carne. Tutta questa è carne, pronta da cucinare, credo, sì, già condita, già preparata. Madò, guardate che tagli! Qua ci sono anche le fettine super sottili che si usano per fare lo shabu shabu, che per chi non lo sapesse è l'hot pot, dove praticamente c'hai del brodo bollente e ci vai a cuocere dentro la roba. Che spettacolo! Spero che non vengano a cazziarmi proprio adesso mentre sono nel reparto più... Oddio, è proprio una goduria. Cioè vorrei che il supermercato vicino a Montelago, il Coldi col Fiorito, fosse così fornito, perché ci faremmo veramente delle grigliate della Madonna. Ci sono anche questi ravioli già pronti e anche queste polpettine già fatte. Ok, questo non so cosa sia. E nemmeno questo, sembra una roba aliena. Poi sono sicuro che qualcuno me lo scriverà tra i commenti, quindi grazie. E ci sono queste mini mortadelle.
E sono curioso di vedere il reparto salumi, dove spero di trovare della roba pseudo italiana. Finora non ho trovato niente, neanche con una minima etichetta con la bandierina italiana, proprio nulla. Però c'è tempo, il supermercato, come potete notare, è molto grande. Qua ci sono i formaggi, più o meno, no, forse è tofu. Vorrei conoscere il giapponese per sapervi dire che cos'è sta roba. Questa qui però posso intuirlo, mi sa che è una specie di condimento barra decorazione a tema sakura. D'altronde è il periodo della Nami. Dio, che piccolo questo hamburger, ma è vero? Sembra uno squishy. È piccolissimo. E ci sono anche i bausa che piacciono a Marcello. Oh, ecco finalmente qualcosa di pseudo italiano. Questa dovrebbe essere una pizza da cuocere nel forno che i giapponesi di solito non hanno in casa. Pizza Garden. Si intravede pochissimo, ma mi basta per dire che non ha un bell'aspetto. Danone. Oh, finalmente qualcosa di conosciuto. Questo credo che sia, sì, lo yogurtino plain e alla vaniglia. Però a parte quello sono tutti prodotti molto locali. So che ci sono dei supermercati dove vendono un sacco di roba internazionale, sia a prezzi esorbitanti, sia alcuni supermercati dove la vendono a prezzi normali. Quindi se sei un italiano che vive in Giappone puoi anche fare la spesa più o meno come da noi senza spendere proprio un capitale. Ma non è questo il caso, mi sa che questo è proprio un supermercato dove viene la gente del posto a comprare roba del posto. Beh, però almeno le tagliatelle buone ce le hanno. Questo qua mi sembra kimchi coreano, può essere? In Corea ho mangiato veramente un botto. Quando stavo a Seoul, ogni volta che andavamo al ristorante a fare una grigliata tipica, ce ne davano almeno un piattino a testa. Qui c'è un po' di roba da mangiare pronta, però a dire la verità non è che mi ispiri granché. Tranne questa che è l'insalata di patate, fidatevi, è una droga. Qui c'è un po' di ramen istantaneo con delle confezioni che non ho mai visto. Forse roba che si trova solo nei supermercati e difficilmente nei combini. Tra l'altro, a proposito di combini, i prezzi sono più bassi qua rispetto ai 7-Eleven, eccetera. Bello questo. Comunque sì, questa qua è la zona formaggio con i formaggini Mio, le sottilette Kraft come le nostre, più o meno. Non credo di aver mai mangiato il formaggio in Giappone. C'hanno anche la frutta disidratata assorrata per accompagnare il formaggio, quindi sono abbastanza Ah, il prosciutto! No, finalmente! Salame Milano pronto e fresco, Fumagalli. Pensa a queste ditte italiane che iniziano a spopolare a caso in Giappone. Questo qua è il prosciutto crudo, quello spagnolo, e questo qua è quello italiano, e i prezzi sono ovviamente molto alti. Cioè questa cosina qua costa 410 yen, ma non pesa niente. Pure mi sa che è andata a ruba perché non ce n'è più. Mi sono dimenticato di togliere gli occhiali da sole. Dopo mi scrivono: perché tieni gli occhiali da sole al chiuso? Comunque, a parte Danone, finora non ho ancora visto brand che si trovano facilmente anche da noi. Qua dietro, questo è interessante, c'è la zona con tutta la roba fritta pronta. E tu praticamente vieni qua, ti prendi una vaschettina di plastica, la riempi con quello che vuoi e te la porti a casa e c'è già la roba pronta da mangiare. I prezzi non sono molto alti, le crocchette di patate stanno a 86 yen con le tasse. E sì, il profumo di fritto è abbastanza considerevole. Questo l'ho provato, di solito mi piace molto anche questo. Quelli spiedini qua mi ispirano, quelle crocchette lì che costano poco di solito sono quelle che compro per riempirmi. Queste sono patate dolci e questo qua è tipo una cozzaglia di gamberi e verdure fritte. Però sì, effettivamente tutto così esposto. Ci sono anche dei viewster. Tu prendi, vabbè, la vaschetta qua, queste qua sono le vaschette, e ci sono anche gli elastici per chiuderle. Di qua invece c'è un po' di roba già pronta, bella che confezionata. Questo deve essere strabuono, una volta l'abbiamo preso. E poi sì, beh, più o meno in generale mi ispira tutto. È pieno di posti a Tokyo, soprattutto nelle parti seminterrate dove ci sono le stazioni o i centri commerciali, che vendono solo sta roba. I prezzi non sono sempre convenienti, però se dovete comprare qualcosa a mangiare prima di salire, per esempio sullo Shinkansen, direi che ci sta. Mi ricordo che una volta abbiamo preso un treno e avevamo fatto la scorta in uno di questi posti ed era tutto mega buono. Chissà perché queste torte ciambellone sono divise a metà. Comunque lì vedo che c'è del pane. Ah, il pane bianco. Belle ste buste, belli questi cubi pesantissimi di pane. Non credo sia una roba che i giapponesi mangiano di continuo. Cioè, di solito loro vanno di riso, no? E questo è un piccolo frigo pieno di torte e dolci vari. Roba che, vi dirò la verità, anche se fossero tipo strabuoni, non comprerei mai ste cose. Proprio non mi ispirano per niente. Neanche questo qua a forma di pulcino
per Pasqua. Ah, ecco, mi sembrava strano, non avevamo ancora trovato il riso. Guardate questi cuscini da 5 kg. Che poi in realtà il supermercato non è neanche finito, perché io ho fatto soltanto il giro perimetrale, mancava tutta la parte interna dei corridoi, dove non so se troveremo qualcosa di interessante. Se lo trovo lo filmo, per ora sono tutti condimenti, tipo sughi. Ecco, andiamo a vedere se c'è tipo la pasta, se vendono la pasta. Intanto ho trovato l'olio con anche la sagomina dell'Italia, brand italiani o comunque nomi italiani, confezioni molto piccole, prezzi molto molto alti. No, vabbè, cos'è questo? Le alghe, non ci credo, raga. Le alghe con sulla faccia i Gudetama, cioè se le inventano veramente tutte. Che cioè sono dei foglietti di alga con sagomati i vari disegnini di Gudetama. Questo cos'è? Era roba per l'okonomiyaki. Non so cosa sia però. Cioè so cos'è l'okonomiyaki, ma non so cosa c'è dentro qua. Qui c'è tutta la parte dedicata alle spezie. Ci sono anche le cose della Del Monte con su paperino. Cioè cos'è? Il sugo di paperino? Ma Kagome non era tipo la tipella di Inuyasha? Mi sa che questo è tipo un succo di fragole in lattina, edizione speciale per i Sakura. O magari è sake, visto che sta vicino ai vini. No vabbè ragazzi, sto male. Tutte le varietà di Q. Guardate, quella alla mela, quella all'uva, quella all'arancia, quella alla pesca e quella all'uva più uva. Questo è uno scaffale con un po' di snack. Vendono anche la jerky beef, che costa più o meno 3 euro. Cibo per animali, sapone per mucche. Ed ecco finalmente la pasta. Potato, gnocchi, pasta integrale, gluten free, la fabbrica della pasta Gragnano, Napoli, Italy. Penne, spaghetti, ci sono un po' di sughi all'italiana. E la Barilla, l'immancabile ormai Barilla, sugo basilico. Italia's number one pasta sauce, 100% parmigiano grattugiato. Hanno pure le lasagne. Però a sto punto io preferirei andare a mangiare alla pausa, perché tanto là un piatto di pasta con 3 euro te lo fai. Comunque credo di aver finito, e a parte le alghe di Kumamon mi sa che non troveremo nient'altro. Beh, però almeno vendono i Doritos e costano strapoco. Ok, direi che il mio lavoro qui è terminato. Spero tanto che il giro vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video.